Bentornati su Bean Sapiens, grazie a te Marco per la disponibilità. Grazie Come avrete modo di scoprire, comunque come al solito in calcio ci sarà una veloce intro alla sua bio. Marco è uno dei massimi esperti italiani in ambito di ricerca di psicologia evoluzionistica e oggi con lui cercheremo un attimino di sviscerare anche in modo non convenzionale il caldo tema dei bias, no? Delle distorsioni cognitive o di altra natura. Allora, se sei d'accordo, io partirei subito con la prima domanda. Ok, la domanda ovviamente fonda tutto il resto. Cosa sono i bias? Se puoi farci qualche esempio, qual è il modello standard che viene insegnato e divulgato oggi? Va bene. Allora, beh, intanto ti ringrazio dell'invito. È bello avere l'occasione di parlare di questo tema perché effettivamente è un tema molto caldo, molto così pervasivo, no? In campo sia educativo che nella psicologia clinica, le varie applicazioni della psicologia in campo più o meno appunto aziendale, più o meno, cioè è un concetto, quello dei bias, che pervade tutta una serie di campi ed è entrato anche fortemente nella divulgazione. E diciamo, la mia prospettiva che cerco di dare oggi è un po' diversa da quella convenzionale, che adesso vado un attimo a spiegare, e viene appunto dall'evoluzionismo, quindi da quella prospettiva che si approccia alla mente, allo studio del comportamento con l'armamentario, la prospettiva della biologia evoluzionistica. I bias, allora, come sono definiti? I bias sono diciamo, degli errori, no? Delle distorsioni, che però non sono dei semplici errori, nel senso che le persone, per esempio, nel ragionamento, nella percezione, nelle decisioni, possono commettere degli errori, questo è banale, ma sono degli errori sistematici. Cioè, si tende a deviare in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Questa è un po' la definizione di bias che lo distingue da un banale errore. Questa, diciamo, lo studio dei bias nasce, si impone, diciamo, dagli anni 70 in poi, ed è una storia molto interessante perché nasce un po' a cavallo tra la psicologia, quindi dopo la rivoluzione cognitiva, quindi si comincia così con entusiasmo a andare a cercare di sviscerare i meccanismi della mente, del ragionamento, di come le persone costruiscono questi modelli del mondo, e facendolo si scopre che le persone, oltre a, appunto, sbagliarsi più o meno, in modo più o meno così casuale, sembrano avere delle vere e proprie distorsioni, cioè sembrano fare degli errori di ragionamento che sono tendenti a certe direzioni. Non so, per esempio, c'è qualche esempio di questi bias. Per esempio, si scopre che le persone tendono a sovrastimare la propria competenza, no? Quando hanno un compito, tendono a pensare di averlo fatto meglio di come in realtà l'hanno fatto. Questa è una distorsione appunto un po' sistematica, cioè tendono quasi tutti a sopravvalutare la prestazione. Poi la cosa diventa più interessante, c'è cioè quello che viene chiamato l'effetto hard easy, che le persone in realtà tendono a sovrastimare la propria capacità quando i compiti sono difficili, ma a sottovalutarla invece quando i compiti sono facili. Quindi questa cosa è un po' paradossale, no? Le persone tendono a sottovalutare i rischi, per esempio, e questo appunto ti riporta all'applicazione, sono moltissime applicazioni di queste cose in campo economico, quindi decisioni di tipo economico, ma anche per esempio nel campo della salute. Quindi vai a studiare, per esempio, come le persone prendono decisioni rispetto a questioni mediche, questioni di salute, ma anche come i medici, per esempio, no? Ragionano per proporre diagnosi, terapie, eccetera. Tendono a sottovalutare i rischi comuni, frequenti, quindi tipo il rischio di, per esempio, non so, tumore, infarto, fare un incidente stradale, queste cose qua, e invece sopravvalutare stranamente i rischi rari, cose che possono andare da, immagina, non so, prendere il botulino, essere colpiti da un fulmine, avere un danno da vaccino, queste cose qui sono tutti eventi tipicamente rari e le persone sopravvalutano quanto sia facile correre questi rischi. Le persone sono esposte a quello che viene chiamato il framing, quindi quella che sembra la stessa situazione, no? Se io ti dico che c'è una terapia che ha il 10% di mortalità,
è una terapia che ha il 90% di sopravvivenza, le persone tendono a preferire la seconda. Mentre dal nostro punto di vista stiamo proponendo la stessa identica situazione, solo descritta. Quindi, per esempio, il modo in cui vengono descritte le scelte, sembra influenzare la preferenza delle persone in un modo che viene valutato come appunto irrazionale. Questo è un po' il tema. Le persone, faccio un altro paio di esempi, perché il tema dei bias si estende, come dire, dai primi, no? Primi esempi, si estende poi moltissimo, e quello che viene fatto, insomma, è di creare questa specie di grandi cataloghi di bias. Se uno apre la pagina, non so, di Wikipedia sui bias, trova questa zoologia, una zoologia delle distorsioni mentali in cui i ricercatori, come dire, diventa un po' una caccia, anche questo soprattutto, diciamo, anni 80, 90, è stato un momento di picco di questa cosa in cui i ricercatori vogliono scoprirne di nuovi, quindi e praticamente dovunque gratti sembra venirne fuori qualcuno e infatti le liste si allungano e ci sono dozzine, diciamo, di bias che sono stati descritti. Per esempio, i bias di conferma. Questo in realtà non è una cosa, ma sono 50 cose diverse. È però l'idea che le persone tendono a, diciamo, o cercare o valutare di più le informazioni che sono coerenti con quello che già pensano, con l'ipotesi che già hanno, no? E non a cercare invece informazioni potenzialmente disconfermanti. Le persone tendono a percepire correlazioni dove non ci sono. Per esempio, non so, le fallacie del giocatore, per cui quando ci sono dei numeri, no, tu puoi tirare la monetina, facciamo, viene 5 volte testa, le persone tendono a pensare che a quel punto è più probabile che venga croce, dopo che è uscita tante volte testa, anche se in realtà i lanci sono completamente indipendenti l'uno dall'altro. Oppure c'è il famoso, questo è un esempio famoso, lo riprendiamo poi dopo, quello della mano calda, la hot hand effect. Questo viene dallo sport, invece dal basket, dove c'è questa tradizione, diciamo, di pensare che i giocatori entrano in certi momenti in uno stato di prestazione di picco, diciamo, in cui hanno questa mano calda e infilano un canestro dopo l'altro. Arrivano gli psicologi, gli economisti, eccetera, studiano questa cosa e dimostrano che in realtà non esistono questi effetti, sono solo percepiti. Almeno questo è quello che pare. E ci sono bias sulle che hanno a che fare col tempo, le scelte nel tempo. Per esempio, le persone tendono, si scopre, tendono a preferire le ricompense più vicine nel tempo, quindi nel presente, e in qualche modo scontare, no, questo abbiamo chiamato proprio discounting, a scontare quelle che sono le ricompense nel futuro in un modo che appunto sembra eccessivo rispetto a un certo modello di come questo dovrebbe essere fatto, quindi tendono a preferire, diciamo, vantaggi nel presente a scapito di vantaggi futuri, e lo fanno in un modo che poi li espone al pentimento, cioè quando poi arrivano al punto nel futuro dove avrebbero potuto godere dei vantaggi futuri, a volte, non sempre, ma spesso le persone possono avere l'esperienza del pentimento, quindi là, se avessi fatto quella cosa lì, e quindi viene vista anche questa come una fonte di razionalità. Questo è un po' un campionario, diciamo, di esempi di bias. Quindi, Ci sono questo molti poi ci altri, naturalmente. Sì, questo poi ci porta alla seconda domanda. Quindi, fondamentalmente rimaniamo in un ambito, poi vediamo la seconda domanda che accenno già, è il modello che concezione di essere umano sottende, no? Ma prima di arrivare a questa seconda domanda, quindi l'ambito è fondamentalmente Kahneman, behavioral economics, tutto l'ambito pragmatico del nudging, quindi se ti narro. Uso descrive in modo diverso perché fare determinate terapie o seguire certi comportamenti che ti portano poi a un'età avanzata ad avere la pensione aumenta la probabilità che sui grandi numeri la popolazione li segua. Quindi sono questi attualmente i principali ambiti dal punto di vista pragmatico, no? Per le ricadute concrete Certo. cui vengono studiati e Beh, c'è in applicati. campo, allora, c'è un grande ambito di applicazione di queste cose in campo medico, perché tu hai due, diciamo, due problemi, no, legati. Uno è quello dei medici, che
Che per esempio, se tu, il medico deve compiere delle operazioni cognitive importanti, che sono per esempio arrivare alla diagnosi corretta, proporre la terapia corretta. Chiaramente se ci sono degli errori di ragionamento sistematici, questi possono andare a inficiare l'accuratezza delle diagnosi. Per esempio, di nuovo, possono, non so, i medici tendere a sopravvalutare la probabilità di diagnosi improbabili e quindi fare degli errori diagnostici in quel senso lì. Oppure sai... partire, ma fai conto, il bias ti conferma in campo medico, no? O meglio, può partire con un'ipotesi su di che malattia stiamo parlando, arriva magari dell'evidenza che si tratta di qualcos'altro e invece persiste su quella che era, diciamo, il preconcetto iniziale. Questo dalla parte, dal punto di vista medico. Dall'altra parte c'è il punto di vista del paziente che deve anche, come dire, metterci del suo dal punto di vista cognitivo, per cui, per esempio, capire qual è, non so, rischi e benefici delle terapie, scegliere magari tra diverse possibilità di trattamento, aderire ai trattamenti, eccetera. Quindi, giusto per completare, diciamo, c'è tutto l'aspetto, anzi, dove c'è un sacco di ricerca per le ricadute, diciamo, pratiche, c'è anche quello medico. Però, diciamo, l'aspetto, hai fatto bene a enfatizzare che questo, diciamo, modello, no, dell'essere umano come un ragionatore difettoso, no? Noi abbiamo queste enormi capacità cognitive. Ma allo stesso tempo, se prendiamo, come dire, per buone queste liste infinite, no? Di bias, distorsioni, eccetera, e non siamo messi tanto bene, nel senso che l'idea che ne viene fuori è di un essere che è un po', come dire, ci sono varie metafore che uno potrebbe usare, però brancoliamo un po' nel buio, cioè ci sembra di percepire, capire, ragionare in modo trasparente, e invece siamo, diciamo, infestati da questi demoni cognitivi che in qualche modo a nostra insaputa distorcono la nostra percezione, i ragionamenti, le preferenze, eccetera. Quindi ne viene fuori una prospettiva interessante, nel senso che da un lato va a mettere in luce la fallibilità della persona, ma in un modo particolare, è una fallibilità che non è solo non ci arrivi. È una fallibilità del tipo sei sistematicamente portato a pensare, capire, interpretare la realtà in modi che ti portano lontano da quella che sarebbe, diciamo, la norma. Ovviamente, adesso parliamo un attimo di qual è la norma, perché lì si incarna, diciamo, tutto il discorso. Non abbiamo ancora toccato, diciamo, qual è la norma che possiamo usare, perché se non c'è una norma, se non so qual è lo standard, cioè come dovrebbe per esempio essere formulato un giudizio, non posso dire che una cosa sia né un errore né una deviazione. Quindi mi serve necessariamente avere un qualche tipo di standard. Diciamo, quest'idea, no, della persona come un ragionatore difettoso, come vuoi metterla, non è, cioè, viene fuori in campo economico, quindi con tutta la Economics, che diventa una rivoluzione in economia, dove si cerca appunto di rendere conto del fatto che i modelli economici classici prevedono certi tipi di decisione, un certo tipo di razionalità, ma le persone messe davanti alle decisioni invece fanno tutt'altro. Quindi si cerca di, come dire, aggiustare il modello, e lo si aggiusta, si poteva aggiustare in diversi modi, no? Diciamo, poi un modello classico che ti dice le persone, per essere coerenti, questo poi non facciamo tutta la storia, diciamo, dell'economia comportamentale, ma No, certo. diciamo che in economia si è arrivati a un punto teorico in cui il parametro di razionalità è fondamentalmente la coerenza, cioè devo avere preferenze e giudizi che sono coerenti tra loro. Dopodiché posso preferire quello che voglio, non è tanto importante cosa, cioè se io preferisco, non so, avere una macchina più grande o andare al ristorante, o insomma, questo è lasciato a me, ma l'importante è che le mie preferenze siano poi coerenti tra di loro, e questo, diciamo, è il parametro di razionalità che si impone in campo economico. E le persone sembrano violare questo standard in modo molto sistematico. Chiaramente hai un bivio, no? Puoi pensare che il modello classico sia sbagliato, cioè, Certo. beh, forse le persone non, quello lì non è una buona definizione di razionalità. Oppure puoi pensare che invece quello rimanga lo standard adeguato, quindi le persone dovrebbero, no? Hai questa cosa dell'homo economicus, o lo abbandoni o lo mantieni, mai a quel punto deve essere un homo economicus che in qualche modo cerca di aderire a uno standard di razionalità, ma non ce la fa.
Non ce la fa perché, per esempio, le sue risorse cognitive sono limitate e quindi non, come dire, non ha praticamente la capacità di considerare, non so bene, tutte le probabilità, le opzioni, eccetera. Oppure ci sono delle distorsioni motivazionali legate ad aspetti emotivi, non so, o di preservazione, diciamo, preservare la propria immagine, il proprio status o la propria, così, una coerenza magari interna della mia percezione di me. Sono mille motivi per Certo. cui io devio sistematicamente. Allora cosa devo fare? Beh, a quel punto creo un indotto, diciamo, di lavoro per appunto economisti che possono aiutare, diciamo, la persona che ne viene fuori è una persona bisognosa di aiuto in qualche modo in questo suo muoversi nel mondo e quindi da un lato ho a livello, diciamo, di politiche, di economia, tutto quello che è il nudging, no? Le tentativi di correggere o di incentivare contrastando queste distorsioni, in campo psicologico, anche lo psicologo ha un sacco di lavoro, per cui può, diciamo, sviluppare, non so, interventi per cercare di rendere le persone consapevoli di questi bias cognitivi e cercare di ridurli, possono essere interventi educativi. In psicoterapia, questo è lo stesso periodo, diciamo, il boom dei bias, è lo stesso periodo in cui, come dire, si impone la terapia cognitiva. E le terapie cognitive standard partecipano di questo punto di vista, nel senso che la terapia cognitiva standard, uno dei pezzi è che le persone sono soggette appunto a distorsioni, credenze, diciamo, errate o controproducenti sul mondo, e un pezzo di quello che la terapia fa è aiutare le persone a scardinare queste credenze e sostituirle con delle credenze, delle aspettative, eccetera, che sono invece più realistiche, più adeguate e quindi più funzionali. Quindi anche in campo clinico, diciamo, lo stesso tipo di concetto, prende piede. Ok, quindi questo è un po' il modello antropologico, quindi la tua risposta alla seconda domanda è, viene fuori questo modello di essere umano che dovrebbe tendere a un ideale di razionalità, ma che poi nel campo, sul campo, per motivi che a volte sono esogeni, altre volte endogeni, non risulta poi così razionale. No, anzi, sistematicamente irrazionale, fortunatamente in modi che possiamo capire, prevedere e cercare di correggere. Questo, diciamo, l'aspetto ottimile, la parte di ottimismo che viene fuori da questo programma è che se scopriamo quali sono i bias, poi possiamo cercare di contrastarli sia a livello personale, sia cambiando l'ambiente in un modo che, per esempio, influenza il comportamento nella direzione che la persona, diciamo, quello che è l'aspetto paternalistico un po' di questa proposta, Certo. è che noi cerchiamo non tanto di far fare alla persona quello che vogliamo noi, ma cerchiamo di far fare alla persona quello che vorrebbe la persona stessa se fosse in grado di ragionare in modo libero da queste distorsioni. Perfetto. Chiarissimo, questa frase proprio chiarisce. Quindi, fino adesso abbiamo descritto com'è il mainstream della ricerca, ma anche dei tentativi poi pragmatici applicativi nell'educazione. In ambito professionale e quant'altro, medico, di studiare e se non proprio risolvere, ridurre il Certo. problema dei bias. Adesso ci avviciniamo alla terza domanda, che è come cambiano le cose se invece adottiamo, ci mettiamo il cappello di una prospettiva evoluzionistica, e aggiungo una piccola parentesi, poi ti do subito la parola, perché a me una cosa che è sempre venuta in mente, magari poi adesso mi dirai tu che fino a che punto ha senso o meno, che quando si parla di bias si parla sempre comunque di una dimensione cognitiva razionale, come tu stavi dicendo, no? Mentre a me viene subito in mente tutta la dinamica motivazionale che sottende poi le capacità cognitive, no? Se non c'è una motivazione per raggiungere un obiettivo o evitarne altre, no? Cosa me ne faccio della razionalità, no? Ecco, in questa disamina modelli e tentativi pragmatici di risolvere o ridurre dei problemi, è come se mancasse sempre una motivazione
scusa, una narrazione che sottende i motivi, come se noi li tenessimo impliciti, no? Non so Certo. se questa mia curiosità ha a che fare poi con l'utilità di aggiungere uno sguardo evoluzionistico. Allora, guarda, una nota, così come dire, corredo con una nota mia questa. Allora, questo da un lato, come mai, no, questa sensazione? Secondo me è giustificata, perché da un lato devi pensare che questa prospettiva, diciamo, dei bias viene veramente fuori da un connubio tra psicologia ed economia. Quindi si porta dietro degli assunti, delle prospettive che vengono un po' da tutti e due questi ambiti. E ci sono, in campo economico, il problema della motivazione per molto tempo è stato messo nettamente tra parentesi. Penso che quello che dicevamo prima, ci dobbiamo probabilmente entrare per un secondo in più, Sì. diciamo, cosa vogliono le persone, no? Cosa vogliono le persone? E in economia, c'è il concetto dell'utilità, quindi questa specie di soddisfazione, personale, per cui per me X vale più a livello di soddisfazione di Y, no? Però chiaramente le persone non vogliono tutte le stesse cose, quindi che si fa? Diciamo, diciamo, la soluzione in campo economico è stata quella di mettere tra parentesi la questione di cosa vogliono le persone e parlare del come lo vogliono, nel senso di ridurre fondamentalmente, perlomeno a livello teorico, no, di fondamenti del pensiero su queste cose, ridurre quello che era un ragionamento sulle motivazioni, i desideri, la soddisfazione, eccetera, a un puro discorso di coerenza. Questa è una mossa dal punto di vista teorico molto fascinosa, nel senso che puoi smettere fondamentalmente di arrovellarti su cosa le persone vogliono, perché, eccetera, e dire fondamentalmente le persone sono libere di volere quello che c'è anche un aspetto così, laissez-faire, se vuoi, dal punto di vista economico, sono libere di volere quello che vogliono. Lo standard di razionalità è però che lo vogliano in modo coerente. Quindi, per esempio, il bias del presente. No? L'idea che io le persone tendono a preferire ricompense nel presente e scontare quelle future in modo eccessivo, tra virgolette. E qual è il problema? Cioè, non è tanto l'economista, no, che si approccia a questo, non è che dice il problema è che le persone dovrebbero preferire il futuro perché c'è, che ne so, un aspetto morale o un aspetto di validità maggiore. Non è quello il problema. Il problema è che anche a livello, diciamo, di modelli matematici di questa cosa qui, perché chiaramente c'è un aspetto di formale in queste cose, e scontare il futuro così tanto porta poi alla possibilità di pentirsi. E quindi un'incoerenza. Cioè io adesso ordino le mie preferenze in un certo modo, cioè io ora preferisco l'uovo oggi alla gallina domani, ma posso già prevedere che quando arriverà domani penserò, vorrei tanto di avere una gallina. Peccato aver mangiato l'uovo ieri. E questo rovesciamento delle preferenze che io posso predire in base ai modelli, diciamo, matematici di questa cosa, è lì il punto dolente, perché sto manifestando delle preferenze incoerenti. Se io preferissi l'uovo oggi e domani continuassi a dire sono proprio contento di aver mangiato l'uovo ieri, non ci sarebbe nessun problema da questo punto di vista. Questa è una cosa, la lasciamo qui, diciamo, perché andare profondità diventa un pochino esoterico, però è importante capire perché è davvero un approccio che tende a, come dire, disincarnare un pochino, no, la questione delle preferenze, desideri, decisioni, Tantissimo. e allo stesso tempo si accoppia questa prospettiva teorica, scusa, sono un evoluzionista, mi scappano, con una prospettiva che è quella della psicologia cognitiva, no, degli anni 60, 70, che anche tendeva a concentrarsi molto sugli aspetti, diciamo, formali di quello che è il pensiero, i modelli mentali, come le persone costruiscono la loro realtà, ma meno sugli aspetti, per esempio, motivazionali, eccetera. Quindi in realtà no, non è un'impressione sbagliata, diciamo, l'impressione ed è effettivamente, come dire, tutta la questione delle cosa vogliono le persone, perché lo vogliono e come facciamo a costruire una teoria, come dire, coerente e sensata di cosa le persone vogliono, è molto difficile da fare se non parti da una prospettiva biologica di qualche tipo che ti dica per questo organismo, per esempio, gli obiettivi cruciali sono A, B, C e queste sono, diciamo, le modalità con cui questo organismo Quantomeno, arriva sul successo riproduttivo, eccetera. quantomeno, adesso
Ti do subito la Sì. parola così ci introduci la Vai, vai. prospettiva evoluzionistica, ma quantomeno a livello di fondamenti, no? Devi avere una consapevolezza dell'influenza del fatto che prima di tutto siamo dei sistemi biologici, no? Prima ancora che poi noi come esseri umani siamo intrinsecamente sociali, psichici, culturali e tutto quello che vuoi, tecnologici, eccetera. Ma prima di tutto siamo vivi, no? Siamo dei Certo. sistemi biologici. Ecco, non considerare questo. Allora, la prospettiva evoluzionistica, soprattutto con le scoperte degli ultimi decenni, che cosa aggiunge a una revisione dei modelli dei Bayes? Allora, cambia un po' tu. Allora, in realtà è una prospettiva che, senza voler togliere, nel senso che non, adesso non vorrei che la polemica arrivasse in un modo sbagliato, diciamo, tutta questa costruzione dell'edificio, dei bias, è una costruzione importante dal punto di vista Certo, economico. certo. In economia rivede un modello, diciamo, irrealistico dell'homo economicus, no? E lo porta all'homo economicus defectatus, che abbiamo. Però evidenzia effettivamente delle dinamiche molto più realistiche e molto più aderenti a. Certo, sicuramente. E dall'altro chiaramente stimola tutta una serie di scoperte anche importanti su come prevedere cosa le persone faranno messe di fronte, per esempio, a opzioni, ragionamento sulle probabilità. Per cui, senza voler togliere a questa prospettiva, quello che fa però l'approccio evoluzionistico è un po' un rovesciamento di paradigma. In questo caso qui c'è davvero un rovesciamento. Nel senso che, mentre gli psicologi e gli economisti studiano l'essere umano, no? E sembrano scoprire che l'essere umano percepisce male, no? E ragiona in modo distorto, sempre più distorto perché la lista dei bias non si allunga sempre di più. Prende decisioni in modo irragionevole, viene influenzato da fattori irrilevanti come il framing, è come dire un fuscello al vento, come manipolabile in qualche modo dall'ambiente e preda di tutte queste distorsioni. I biologi studiano il comportamento animale e anche la cognizione animale e non vedono la stessa cosa, nel senso che i biologi, studiando il comportamento animale, tendono a vedere una cosa molto diversa, agli antipodi in realtà, cioè che gli animali, perlomeno quando sono nel loro ambiente, nell'ambiente in cui si sono evoluti, per cui potrebbe essere in laboratorio le cose cambiano, e qui è anche un altro punto importante, e il comportamento e le decisioni che prendono tendono a essere non solo molto ben adattate al loro ambiente, ma anche estremamente efficienti, efficaci e tendono a avvicinarsi molto spesso a un ideale di ottimalità, che non è, attenzione, quello della razionalità, no? Della coerenza razionale in campo economico, ma è un parametro molto diverso che è quello in ultimo del successo riproduttivo, della fitness. Quindi gli animali Certo. cosa fanno? Quindi adesso non posso farlo in la versione da 1 minuto, è che la selezione naturale è un processo che tende quindi a favorire l'evoluzione di tratti, comportamenti, eccetera, che aumentano quella che è la fitness. La fitness è un parametro in realtà genetico su quanto i geni dell'organismo verranno rappresentati nelle generazioni future. Per Certo. arrivare lì si passa attraverso, diciamo, quelle che sono la sopravvivenza, almeno per un po', diciamo, quello che serve, e poi la riproduzione e altre cose che possono essere aiutare la riproduzione, per esempio, di altri individui che portano i miei stessi Simili. geni. Questa è la fitness inclusiva, ma diciamo, visto da questo punto di vista, cioè come gli animali effettivamente tendono a raggiungere i loro obiettivi rispetto a quello che massimizza, diciamo, questo successo riproduttivo, gli animali sembrano cavarsela bene. Quindi, dal punto di vista biologico, è strano Ok. pensare a no? A un essere vivente evoluto con una mente e un cervello frutto dell'evoluzione che in qualche modo funziona così, così malamente, no? È un po' sospetta questa prospettiva qui. Effettivamente, che succede? Cominciano, questa è una cosa che succede più, diciamo, a partire dagli anni 90, diciamo, è una, c'è un po' delle ondate sovrapposte, chiaramente. Diciamo, i bias tra gli anni 70 e 90, diciamo, hanno la fortuna massima, insomma, il momento in cui è una prospettiva che prende molto piede. La revisione evoluzionistica comincia a prendere un po' piede, diciamo, tra gli anni 90, primi anni 2000, e adesso sta cominciando di nuovo a prendere
come dire, rimane una prospettiva che non è quella mainstream, però diciamo, comincia a diventare forte e riconoscibile, anche in economia comincia qualcosina. E la prospettiva parte invece da un altro punto di vista, che è, visto che noi ci possiamo aspettare di default, no? Qual è il mio default? È una mente che non ce la fa? È vittima di queste distorsioni? O invece possiamo aspettarci mediamente che gli animali, compresi noi, siano piuttosto ben adattati a prendere decisioni e immagazzinare conoscenze nel loro ambiente, se la prospettiva, se l'obiettivo è quello della fitness? Ok? Quindi da quel punto Chiarissimo. di vista lì, possiamo aspettarci che funzioniamo invece abbastanza bene. E quindi possiamo, partendo da quel default, quando noi facciamo uno studio e ci sembra di trovare come dire, una deviazione da quello che dovrebbe essere invece, non so, la risposta corretta, l'informazione corretta, la decisione corretta, no? E il primo pensiero, mentre nella prospettiva dei bias un po' automatica è: che figo, ho trovato un nuovo bias, da un punto di vista evoluzionistico, il primo pensiero è: forse mi sono sbagliato io. Cioè, prima di imputare all'organismo una deviazione da una, no, da una risposta corretta, comincio a pensare una serie di cose. Per esempio, il mio standard di correttezza è quello giusto? Cioè, il mio modello di quale dovrebbe essere la risposta corretta è quello giusto? Perché, per esempio, posso prendere fare delle assunzioni magari sbagliate. Per esempio, potrei assumere nel mio modello che l'organismo ha a disposizione un'informazione perfetta senza rumore, no? Perché, diciamo, magari nell'esperimento che faccio io gliela do così. Io ti dico, sai, la probabilità di X è 0,12 e mi aspetto che la persona lo prenda per buono. Ma in realtà, se quello che succede è che nell'ambiente, diciamo, normale, nella vita di tutti i giorni, tutte le informazioni mi arrivano con attaccata dell'incertezza, no? Cioè, per esempio, per stimare, per esempio, quanto è frequente l'infarto o fare un incidente stradale, io non sono un ufficio di statistica. In parte mi appoggio a cose come, non so, quello che leggo sul giornale, quello che succede ai miei parenti, alle persone che conosco, tutta l'informazione che ha una validità, ma è accompagnata da rumore statistico, diciamo, rumore di fondo. La mia memoria è rumorosa, nel senso che ogni volta che chiaramente il cervello è una macchina molto efficiente, ma non è perfetta, quindi ogni volta che cerco di recuperare qualcosa dalla memoria c'è una certa probabilità, diciamo, di errore, confusione, eccetera. E i processi di ragionamento avranno anche loro un po' di rumore nella precisione che hanno, eccetera. Se io metto nel mio modello questo rumore, per esempio, viene fuori una cosa interessante che per esempio, quella cosa che si è trovata, no? Sovrastimare i rischi più rari e sottostimare i rischi più frequenti, oppure quell'effetto per cui le persone si sopravvalutano nei compiti difficili ma si sottovalutano nei compiti facili, tutta una serie di cose. In realtà sembrano delle deviazioni sistematiche, quindi dei bias. In realtà è esattamente quello che tu ti aspetti da un sistema che cerca di prendere le decisioni ottimali in presenza di rumore. Quando c'è del rumore, diciamo, di fondo, e quello che tu ti aspetti non è un'aderenza al 100% a quello che è il dato reale, ma ti aspetti una cosa che si può spiegare come regressione alla media. Questo lo metto per chissà cos'è, non cominciamo neanche, tra l'altro senza disegnini, a spiegare cos'è, però diciamo sono degli effetti per cui tu ti aspetti in realtà questi effetti qui, che non sono più delle distorsioni, ma semplicemente la risposta ottimale è alla presenza di rumore, l'informazione che non è al 100% attendibile, eccetera. Per esempio, sempre rimanendo un po' su questo, no? Il bias del presente si può spiegare, per esempio, ci sono diversi tentativi di spiegazione, però arrivando alcuni ricercatori da una prospettiva evoluzionistica cominciano a pensare: ma questa cosa di scontare il futuro così tanto, no? È davvero irrazionale o magari c'è una razionalità che non è più astratta, non rispetto a un parametro di coerenza, ma ecologica, nel senso che mi fa fare decisioni che funzionano nell'ambiente. E per esempio, diciamo, quello che è un assunto implicito, no? Che nei modelli che ti dicono scontare il futuro così tanto non è ottimale,
Quindi è un errore scontare il futuro così tanto, una distorsione. C'è l'assunto dentro questi modelli che la probabilità, diciamo, di perdere la ricompensa nel futuro è costante. Cioè, ogni tot che passa, magari c'è una probabilità di non avere questa ricompensa. Però il mondo non è che funziona necessariamente così. Funziona così magari in banca, no? Dove io metto una cifra e poi c'è un tasso di interesse. Però se io penso che il mondo funzioni in modo leggermente diverso, per cui io posso prevedere ragionevolmente bene cosa succede nel prossimo breve futuro, fai conto, mi dici, e preferisci avere 100 euro, 10 euro oggi o 100 euro fra 5 anni? E io ti dico 10 euro oggi. Qual è lo scenario? Allora, lo scenario potrebbe essere una cosa del genere, che io... la metto un po' sul banalizzando, ma insomma per spiegare, potrei pensare una roba del genere. Io i prossimi 6 mesi, un annetto più o meno, so prevedere cosa succederà, no? Però se comincio a pensare a questi miei 100 euro ipotetici, cosa succede fra 3, 5, 10 anni, e la mia, come dire, incertezza su cosa succederà in quell'arco di futuro cresce in modo sproporzionato. Perché può succedere un po' di tutto, magari boh, la guerra con la Russia, una crisi economica, l'inflazione sale alle stelle, quindi quei 100 euro non valgono più niente. Diciamo, se assumo invece che una cosa costante, che la mia incertezza per il futuro non è costante, ma in qualche modo è piccola per il futuro prossimo e poi si amplia in modo molto più sproporzionato rispetto a cosa succede in un intervallo più lungo. Allora, quella cosa di scontare il futuro non è più un errore o una distorsione, ma diventa invece la cosa giusta da fare per massimizzare quelle che sono le mie ricompense. Aiutami a capire che magari Sì. posso servire anche per chi guarda il video. Oltre a un discorso, per esempio, di rumore, di incertezza rispetto alle capacità di prevedere il futuro oltre un certo lasso di tempo, c'è anche un discorso che è quello che dicevi all'inizio, che se io metto quasi in modo metafisico al centro una dimensione astratta di razionalità che ha poi una valenza pragmatica concreta che nessuno nega, ma che non si applica poi ai sistemi motivazionali, quantomeno quelli base di specie Homo sapiens, no? Tra cui noi non è che abbiamo completamente. Ci siamo completamente separati da una spinta appunto legata per esempio alla fitness biologica o quantomeno al nostro sistema motivazionale, dove, dimmi se sbaglio, dico magari delle cose naif, fondamentalmente la fitness biologica, per dirlo in modo volgare, cioè sopravvivi abbastanza per riprodurti il più possibile. Questa è l'equazione, no? Mod per due. Quindi il discorso, per esempio, che facevi dell'uovo oggi rispetto alla gallina domani, aggiungendo poi il rumore esterno ed interno, l'imprevedibilità, l'incertezza, è razionalissimo in realtà. Cioè, è come se noi ci Sì. dimentichiamo. È un po' il classico problema a cui viene tanto, forse eccessivamente, associato alla psicologia evoluzionista dal punto di vista pragmatico, che noi siamo, ereditiamo comunque centinaia di migliaia di anni di evoluzione che ci portano a un sistema motivazionale che sottende poi certe capacità cognitive. Non è che siamo sbagliati cognitivamente, è che Certo. veniamo da una storia, no? Allora, da un punto di vista, allora, di nuovo, dal punto di vista economico, qual è il meccanismo che ti porta a preferire una cosa piuttosto l'altra è irrilevante. Cioè, nell'approccio economico classico, diciamo, come ci arrivi con le emozioni, con il ragionamento, con lo yoga, come vuoi tu, non importa. L'importante è io valuto solo la coerenza delle tue preferenze, rilevo in questo caso un'incoerenza rispetto al futuro e qui dico, qui c'è un errore, qui sei Chiaro. irrazionale in quanto incoerente. E da un punto di vista psicologico, diciamo, cognitivo, la tendenza classica è stata quella di prendere, diciamo, questa prospettiva
raziomorfa, no? Del tipo dovrei ragionare sul futuro, pensare alle cose, e le emozioni vengono viste in questo caso come una specie di fattore di disturbo. Ad Certo. esempio, il fatto che mi emoziona di più pensare di avere 10 euro oggi perché penso adesso mi vado a prendere, non so, un gelato, non so cosa può essere emozionante, penso a un gelato in centro, piuttosto che pensare fra 10 anni cosa me ne fa. Quella roba lì viene vista magari come un fattore un po' di disturbo. Nella prospettiva evoluzionistica è una cosa, c'è un approccio ancora un po' diverso, nel senso che gli evoluzionisti non è che non usano, per esempio, i modelli matematici e alcuni concetti che vengono anche dall'economia, ma li usano in modo un po' diverso, nel senso che dal punto di vista dell'evoluzionista io prendo il meccanismo dell'emozione, ma non lo prendo per buono, lo cerco di capire che tipo di razionalità incorpora quel meccanismo lì. Chiaro. Cioè, la domanda è, va bene, tutti capiamo intuitivamente che mi emoziono di più se per un gelato adesso rispetto a una pizza fra 10 anni. La domanda è come mai? Come mai siamo fatti in quel modo? Come mai l'emozione funziona in Certo. quel modo lì? E io lo posso in realtà anche lì cercare di spiegare facendo ricorso a dei modelli che sono anche abbastanza astratti. Quindi c'è un gioco di andata e ritorno tra quelli che sono, cioè possiamo integrare l'aspetto emotivo, motivazionale, ma e possiamo lo stesso cercare di comprenderne il funzionamento usando dei concetti, dei modelli che hanno a che fare con, diciamo, costi-benefici, ottimizzazione, eccetera. Il punto è che quando facciamo questa operazione da un punto di vista evoluzionistico, dovremmo farlo tenendo conto di come è fatto l'ambiente in cui questi processi funzionano. Perché, per esempio, se vivo in un ambiente che è molto stabile, no, facciamo finta, un animaletto, una lucertolina, che si evolve in un ambiente stabile, in cui la temperatura è stabile, ci sono sempre le piantine, eccetera, e la lucertolina che si evolve in un ambiente in cui ci sono, non so, siccità, no, un tempo molto imprevedibile, per cui a un certo punto piove, a un certo punto è secco, c'è cibo, non c'è cibo. Tu ti aspetti che evolva dei meccanismi anche, diciamo, motivazionali che funzionano in modo differente per cogliere, diciamo, le opportunità in un ambiente che può avere delle caratteristiche molto diverse. E quindi quello che è razionale, tra virgolette, dal punto di vista di cosa è bene per l'organismo fare, può cambiare drasticamente rispetto all'ambiente. Questo qui è il concetto di razionalità ecologica, e il campione, diciamo, di questo approccio è Gerd Wegerenzer, che ha scritto, insomma, migliaia ormai, di penso, di articoli, libri, eccetera, e alcuni li consiglio anche poi magari nelle note che mettiamo al Sì, video. poi L'idea, diciamo, fondamentale è che se io prendo l'organismo e lo metto davanti a un compito in laboratorio, dove che sia, no? Non lo sto testando nel suo ambiente. Cioè, quindi se posso pensare che se la situazione in cui lo metto ricalca l'ambiente a cui io sono adattato a rispondere, io risponderò in modo efficiente, efficace e magari anche ottimale per quello che posso fare. Ma più mi distanzio da quello che è l'ambiente, diciamo, ecologico in cui certi processi sono evoluti, più posso sbagliare in modi strani che però, come dire, non è che manifestano dei miei bias, manifestano semplicemente il fatto che mi stai mettendo in una situazione artificiale o artificiosa o distorsiva. Ok. Per esempio, non so, per esempio, parliamo di, no, quella cosa della mano calda o le correlazioni uso, eccetera. No? Questo è interessante perché gli esempi che vengono fatti per spiegare come, no, l'errore e il bias sono cose, per esempio, no, tipo lanciare una moneta, il giocatore di roulette che si aspetta che se esce tante volte il nero, poi esce il rosso. No? Questi meccanismi, ma nota una cosa che spesso passa un po' sotto silenzio: tipo la roulette è una tecnologia molto particolare, perché pensa alla complicazione che ci va per creare un meccanismo in cui davvero ogni nuova giro di pallina è statisticamente indipendente da quello prima. Non è banale, cioè è una tecnologia speciale, cioè gli esseri umani, come dire, hanno sviluppato delle tecnologie legate, per esempio, al gioco d'azzardo, in cui se ci fossero delle correlazioni tra una volta e quella dopo, chiaramente comincia a perderci la casa e le persone possono cominciare a guadagnarci. Quindi l'interesse della casa da gioco, per dire, è di creare dei meccanismi che sono più indipendenti possibili da una volta all'altra. O come un dado, Certo. per esempio.
dado perfetto, la moneta bilanciata che cade una volta così, una volta così. Sono tutti meccanismi molto artificiali e nel mondo Bello. reale in realtà quasi tutto è un po' autocorrelato, nel senso che tipo se piove oggi, non è che piove domani, ma è leggermente più probabile che piova anche domani rispetto a se... No, capito come... quindi l'idea, per esempio, Chiarissimo. questa qui è una fallacia, diventa una fallacia se mi metto davanti a una cosa molto artificiale che è un generatore di probabilità indipendenti, specificamente tipo una roulette, no? Che però è una tecnologia specificamente sviluppata per creare eventi indipendenti, che è una cosa molto molto rara. E infatti le persone poi, come dire, attribuiscono a questi eventi delle correlazioni che non esistono. Ma no, non c'è, cioè, l'idea qui è, certo, questo può essere una cosa da correggere, nel senso che se vado a giocare in sala da gioco è bene che io sappia che queste correlazioni non ci sono, ma è, qui la cosa importante è l'artificialità di questa situazione rispetto a quello che succede nelle situazioni di molti altri campi della vita, in cui invece gli eventi si influenzano a vicenda o riflettono processi che continuano nel tempo, e quindi il fatto che le persone siano disposte, predisposte, diciamo, a cogliere correlazioni nel tempo tra eventi diventa un bias solo quando li metto davanti a quei casi speciali in cui queste correlazioni non ci sono più, ma Chiarissimo. altrimenti possono essere una cosa molto adattiva. E di nuovo, per esempio, se nella mia vita di tutti i giorni di animale, essere umano, quello che vuoi tu, la capacità di cogliere correlazioni e nessi, ok, è più importante rispetto all'errore ogni tanto di cogliere dei nessi che non ci sono, cioè se è più importante essere capace a cogliere quelli che ci sono e pazienza se ogni tanto mi sbaglio e vedo delle cose che non ci sono, no? È sempre meglio di non essere capace a cogliere i nessi che ci sono. Se gli errori in qualche modo per me non sono uguali, no? Da un punto di vista di razionalità astratta, Chiaro. chissà, no? Sono due errori, come dire, Allora, simmetrici. Ma se per l'organismo invece non sono simmetrici, io posso aspettarmi che l'evoluzione favorisca, per esempio, una mente che commette certo. certi tipi di errori. Quello sì è un bias, definito come lo definiamo noi, ma non è un bias irrazionale. È perfettamente razionale se certi errori sono più costosi di altri e quindi posso permettermi di fare certi errori. Questo ha a che fare, Chiarissimo. per esempio, piccola nota a margine, c'è tutto un bellissimo, diciamo, campo di ricerca evoluzionistico sui meccanismi protettivi, no, difensivi, come, non so, l'ansia, la paura, in cui, in questi meccanismi qui, come dire, il costo di avere paura quando non c'è motivo, di solito c'è un costo, perché chiaramente magari non so, non faccio una cosa, mi perdo Adesso ci un'occasione. arriviamo, Marco. Ma è sempre meglio che Adesso ci mancare arriviamo. il pericolo reale. Quindi lasciamo, mettiamo da parte un attimo. Ti dico ancora una cosa velocissima. Ok. E quindi sto cercando di riprendere il filo un pochino della domanda di prima, no? Cosa pensa l'evoluzionista davanti a un possibile bias cognitivo? Pensa, appunto, pensiamoci bene. È possibile che ci sia un bias, soprattutto se stiamo parlando di un tipo di ambiente che è molto diverso da quello in cui mi sono evoluto, quindi il mismatch è possibile, quindi chiaro, gli esseri umani vivono in un ambiente che hanno cambiato in modo anche molto radicale, quindi è possibile che questo abbia prodotto, diciamo, delle sfasamenti tra quello che è il nostro sistema mentale, diciamo, evoluto in un certo ambiente, che adesso funziona in un ambiente diverso e quindi sbaglia in certi modi. Perfetto. Però prima di arrivare a questo, ci facciamo delle altre domande. Per esempio, è possibile che il mio modello di cos'è giusto fare o pensare, eccetera, magari è sbagliato, magari perché non includo il rumore, per dirne una. Oppure perché gli obiettivi dell'organismo non sono gli stessi che io gli sto attribuendo in questo momento, perché magari non ho pensato bene a quali sono i costi-benefici nella vita reale. Posso chiedermi, è possibile che le condizioni dell'esperimento magari sono artificiali e quindi, come dire, quello che mi sembra un errore in realtà non sarebbe un errore fuori dal laboratorio, perché magari presento le informazioni in un certo modo. Per esempio, un mix di queste due cose, nell'effetto di framing, c'è una cosa abbastanza interessante, no? Per esempio, io ti chiedo, preferisci una terapia, non lo chiedo così, ma insomma, preferisci una terapia che ha il 90% di sopravvivenza o il 10% di mortalità? E dal mio punto di vista di sperimentatore, io sto pensando che sono esattamente la stessa cosa, no? Dal punto di vista delle probabilità, è lo stesso scenario. Te lo presento in modo diverso, tu dovresti ignorare
il modo in cui te lo presento e prendere sempre la stessa decisione. Anche lì nota che perché è un problema il fatto che io preferisco uno dei due? Perché è incoerente. Dovrei preferirli allo stesso modo se sono la stessa informazione. Ma in realtà una possibile spiegazione di perché le persone fanno questo è che nella vita, nelle conversazioni reali, in realtà come noi presentiamo le opzioni non è neutro. In realtà veicola informazione utile. E per esempio c'è uno studio, un paio di studi in cui hanno effettivamente fatto delle simulazioni delle cose per cui i medici stessi, per esempio, quando parlano ai pazienti delle opzioni terapeutiche, no? Se l'opzione è in qualche modo migliorativa rispetto ad altre cose, per esempio, non so, ci sarebbe questo tipo di chirurgia oppure quest'altro tipo qui. Il tipo B ha un successo dell'80%. Questo i medici tendono a farlo quando il successo è migliore delle altre opzioni. Mentre se la cosa è peggiore, tendono a presentarlo in modo, per esempio, sì, ci sarebbe questa chirurgia qui, ma c'è il 10% di complicazioni. Quindi effettivamente nella vita quotidiana reale, come mi viene presentata un'opzione, non è neutro. Mi sta effettivamente le persone usano questo modo di presentare per veicolare delle informazioni in più. Non so se ho reso bene Chiarissimo, l'esempio. no, è chiarissimo. Nel momento in Allora, cui il framing può essere, vai, vai. per esempio, in parte, non del tutto, ma in parte, spiegato dal fatto che le persone fanno delle inferenze, cioè inconsapevolmente spesso, dal modo in cui vengono presentate le opzioni, che secondo un certo modello dovrebbe essere irrilevante, in realtà traggono delle informazioni che io sperimentatore penso che siano inferenze sbagliate, ma appena esci dal laboratorio e cominci a parlare, non so, col tuo medico, col tuo consulente finanziario, eccetera, in realtà ti fanno fare delle inferenze giuste. Se il tuo medico ti dice ci sarebbe questa opzione, ma ha il 10% di complicazione, è giusta l'inferenza che quella lì probabilmente non è l'opzione migliore, ce ne sono alcune più sicure. E quindi le persone Allora, trasferiscono questa cosa. stiamo andando, quindi possiamo dirla così, se ho capito bene, uscendo da un paradigma razionalista, che ha un senso da disciplinare in ambito economico, a livello psicologico è stato superato nel cognitivismo stesso, non da altri approcci. Ha più senso oggi, grazie anche alla psicologia evoluzionistica, parlare di una razionalità situata ecologicamente rispetto all'ambiente, situata rispetto a un discorso storico-evolutivo, situata rispetto a un discorso incarnato, biologico, emotivo, situata dal punto di vista culturale e razionale. Allora lì sì, che non si fa un'ideologia della razionalità, ma si colloca, si situa, no? Come si dice anche a livello epistemologico, no? Una incarnata, situata. Allora lì possiamo andare alla domanda successiva che poi ci porta a quella dopo, no? Perché ne abbiamo ancora tre o quattro. Ma quindi, poi a livello pragmatico, questi benedetti bias, approcciati in questo modo meno rigido, no? Più articolato. Ha senso portargli la consapevolezza e vedere fino a che punto sono direttamente o a posteriori indirettamente contenibili, se ho capito bene, sempre con uscendo fuori da un'ingenuità di astratto razionalità, ma sempre una dimensione situata. Quindi ogni volta bisogna esplicitare i vari tipi di contesti. E allora lì ha senso quello che sto dicendo? Allora, diciamo che sì, non è banale. Allora, la mossa di dire lasciamo un ideale di razionalità no, non è così semplice perché un qualche parametro deve esistere, cioè nel senso, nel momento in cui parliamo di razionalità, ma per esempio nel campo evoluzionistico, non è che non esiste nessun parametro. Per esempio, nei modelli evoluzionistici, il fitness è un parametro, no, di riferimento, e Esatto. il problema, diciamo, diventa
Diventa un approccio leggermente più complicato, ma anche più complicato da studiare, nel senso che se non posso più assumere automaticamente che tipo il mio esperimento, no, è per definizione va bene così e le risposte del soggetto, no, sono quello che porta alla distorsione, eccetera, chiaramente la questione diventa più complessa. Si comincia. Mentre il parametro della coerenza, no, delle scelte, delle preferenze è tutto sommato gest molto gestibile, nel momento in cui comincio a pensare, va bene, ma quali sono i costi e i benefici dell'organismo nel suo ambiente, chiaramente diventa molto più complesso da studiare perché posso avere anche dibattiti abbastanza profondi su, va bene, ma quali sono i costi e i benefici, ma stiamo parlando dell'ambiente attuale o di quello, no, di 1 milione di anni fa. E si entra in un campo in cui, come dire, le cose si complicano in maniera abbastanza sostanziale. Quindi si paga un prezzo per questo cambio di prospettiva. Naturalmente, dal mio punto di vista, il premio è una visione molto più, come dire, da un lato più flessibile, dall'altro più, anche più da un certo punto di vista, leggermente più ottimistica dell'essere umano, nel senso che Certo. vedere l'essere umano come un prodotto dell'evoluzione che l'ha adattato molto bene al suo ambiente e riempito, diciamo, di adattamenti, capacità, eccetera, è leggermente più ottimistico dell'homo economicus infestato dai demoni cartesiani e della prospettiva Sì, dei legno bias. storto Naturalmente, cantiamo. però bisogna bilanciare anche questo discorso, perché per esempio, sempre dal punto di vista evoluzionistico, è vero che la razionalità diventa una questione ecologica situata, vero anche che l'obiettivo dell'evoluzione, tra virgolette, chiamiamolo così, non è, cioè, se è la fitness, non è per esempio la felicità o la soddisfazione o la serenità della persona. Se c'è un meccanismo psicologico, no, ipotetico, chiamiamolo X, che ci rende la vita miserabile, ma ci aumenta il successo riproduttivo, la selezione naturale non ci pensa due volte, no? Per cui, per Assolutamente. esempio, la storia del pentimento, no? Io prendo una decisione oggi e domani mi pento della mia decisione. Dal punto di vista dell'economista c'è un problema di coerenza. Dal punto di vista evoluzionistico, se quello è il modo migliore per favorire la mia fitness, il fatto che io mi penta, pazienza, cioè, non, dal punto di vista della selezione naturale, cioè io vivrò di pentimenti, no? Facendo scelte in qualche modo, però se quello è il meccanismo ottimale, il fatto che questo poi abbia dei costi, tra virgolette, non so, emotivi, di benessere, eccetera, visto che il benessere non è l'obiettivo, non è quello che viene in qualche modo massimizzato dalla selezione naturale. E c'è anche un lato oscuro, diciamo, di questa prospettiva, no? Che abbiamo tre punti di vista, direi. Quello economico, in cui c'è questo, almeno semi-tradizionalmente, c'è questo focus sulla coerenza, no? Delle scelte. Quello psicologico, anche un po' clinico, per cui l'obiettivo dovrebbe essere il benessere, la serenità, no? Personale, e quindi cerco di correggere i bias, non perché mi aiutano la fitness, ma perché mi fanno stare meglio. La prospettiva evoluzionistica è una prospettiva ancora un po' diversa, in cui non è tutto per il nostro bene nel senso psicologico, cioè noi possiamo tranquillamente esserci evoluti in un modo che ci rende meno sereni, meno felici, tra virgolette, di come potremmo essere. Se questo è quello che. E quindi, per esempio, non so tutti perché abbiamo, non so, emozioni negative, perché abbiamo conflitti relazionali, perché abbiamo, diciamo, da un punto di vista evoluzionistico, c'è un riconoscimento che una quota di queste cose qui non sono delle patologie o delle deviazioni o delle cose che succedono perché sbagliamo qualcosa, ma fanno parte della natura umana, perché la natura umana si è evoluta per un certo tipo di cosa che non è, se non in parte, è esattamente sovrapposta a quello che può essere il benessere, la felicità, Guarda, eccetera. Quindi questa tripartizione te la rubo, è fantastica perché te la sintetica, fa una chiarezza, presto. ma non solo a livello teorico, ma anche poi nel vissuto personale, nella vita di ciascuno, no? Da un lato c'è una dimensione, oggi ovviamente, chiamiamola quella appunto che dicevi di coerenza razionale, economica, astratta, che ha tutta una sua valenza, non è che la stiamo buttando via. Poi c'è un discorso più o meno edonico e eudemonico della felicità su varie, eh?
Poi c'è un discorso interno a noi che ci dice non ci sei solo tu, cioè tu sei anche sempre comunque rappresentante di non solo la tua tribù, di una specie, no? Ma cioè, sei proprio espressione anche proprio della vita, se vogliamo prenderlo nel cerchio più ampio. E noi Certo. costantemente abbiamo queste spinte interne, da un lato di essere razionali, perché poi sappiamo che se mai arriveremo a una certa età, la pensione ci serve, no? Banalmente, in classica sfida da nudging. Ma se però noi quotidianamente non abbiamo la nostra dimensione di senso che ci dà la forza di svegliarci la mattina, affrontare tutte le sfide, l'incertezza, diventa veramente difficile vivere. Nel contempo non si può nemmeno ridurre tutto a un io narcisistico, no? Che non è riducibile solo al discorso della genitorialità, perché ci può essere un narcisismo pazzesco anche nella genitorialità, ma no, ma è molto più ampio, no? Quindi anche una visione poi sociale, politica, collettiva, no? Culturale, filosofica, più ampia. Ecco, riuscire a tenere vivi tutti questi piani è anche una non banale scelta, non solo del ricercatore, ma anche del singolo individuo che vuole essere consapevole e aggiornato con quali modelli teorici e ideali di sé si confronta, perché se bazzica certi ambienti, che ne so, va a studiare economia e commercio, o bazzica certi ambiti lavorativi, insomma, riuscire a fare un passo indietro, no? E dire, ok, ma con che modelli? Mi rendo conto che è molto sofisticata la cosa e non così facile sui grandi numeri, però sto cercando di portare questo discorso da un piano teoretico anche a un piano fenomenologico e vissuto che poi ha un impatto enorme, no, sulla propria vita. Secondo Cosa ne me, per pensi? una chiusa su questo, poi c'è una domanda in sospeso che adesso a cui arriviamo. Sì. Secondo me, un approccio evoluzionistico che ormai frequento da un po' di tempo, insomma, è un po', secondo me, un antidoto a certe cose. Questa storia dei bias è interessante perché, secondo me, c'è questo paradosso, no? Hai da un lato una visione molto pessimistica della persona, in quanto appunto una distorta, incapace a, no, essere in contatto con la realtà in modo accurato, eccetera. E dall'altro, però, il tuo standard, molto spesso in campo psicologico, soprattutto qui, il tuo standard implicito è invece una persona che dovrebbe essere, come dire, perfettamente, diciamo, felice, libera da conflitti, che fa sempre le scelte giuste, non si pente mai, no? Questo tipo di cosa qui. Quindi questo lo ritrovi. Secondo me spesso in psicologia questa specie di conflitto un po' sotterraneo tra un pessimismo esagerato e una specie di idealismo molto utopistico su quale sarebbe invece il giusto stato. Secondo me l'approccio evoluzionistico in questo senso è veramente un antidoto a tutte e due, nel senso che ti riporta una visione dell'essere umano che è più competente, più funzionale, più funzionante di quello, no, per esempio, dei bias, di questa prospettiva un po', diciamo, irrazionalista sulla persona. Ti dice, no, guarda che c'è una razionalità più profonda, potenzialmente anche di questa, e lì ce la caviamo in realtà piuttosto bene. E anche nella razionalità, come dire, quella cognitiva, quando siamo calati in un ambiente reale, ce la caviamo anche meglio spesso che in laboratorio per tutta una serie di motivi. E dall'altra parte, però, quale sia lo standard, come dire, qual è lo stato naturale, tra virgolette, delle cose, anche lì c'è un antidoto, nel senso che, per esempio, una prospettiva di questo tipo ti dice cose come la felicità dell'individuo non è l'obiettivo dell'evoluzione, quindi con tutta una serie di questioni. L'assenza di conflitto non è né un obiettivo né uno stato biologico possibile, perché e la biologia ti rileva dei conflitti anche ineliminabili tra, non so, individui di sesso diverso, genitori, figli, eccetera. Sono tutta una serie di conflittualità che hanno una radice biologica molto profonda, con cui quello che devi fare è fare i conti, non pensare che li puoi eliminare con delle giuste, no, giusti interventi, eccetera. Quindi, secondo me, questa specie di paradosso un po' tra una
un pessimismo di facciata e un utopismo di fondo e un approccio evoluzionistico fatto bene, secondo me, è un antidoto un po' a tutti e due. Bello. Tornando al punto di, no, che ci facciamo allora con i bias? No, che questo è che ci facciamo? E chiaramente qui anche si complica un po' il discorso, perché la prospettiva no, classica, come dicevo, c'è un po' scherzando, però dà lavoro a un sacco di persone, nel senso che se siamo così fallibili, distorti, eccetera, c'è bisogno di appunto di nudging, di programmi, di training, e quindi come dice, è una prospettiva che in qualche modo sia pessimistica rispetto al fatto che abbiamo queste distorsioni, però da un lato gratifica chi la comprende perché no, riesce a vedere al di là di queste distorsioni e diventare più razionale, dall'altra gratifica anche per esempio gli psicologi che si sentono chiamati a entrare in campo e aiutare le persone, eccetera. Questo discorso complica un po' le cose perché se per esempio no, fai un passo indietro dai bias ai meccanismi. No, quello che è interessante non è più il bias, che il bias può essere anche un artefatto di una situazione, di un esperimento. Quello che dice questo approccio è, va bene, cosa sta cercando di fare quel meccanismo lì? Quali sono i parametri di funzionamento di quel meccanismo lì? E quindi cosa tu vuoi correggere o non correggere diventa una questione un po' più scivolosa. Sicuramente ti toglie un po', secondo me, dalla prospettiva che sia automatico il passaggio tra rilevare un bias e volerlo correggere. E questo, per esempio, ti faccio un esempio e metterò qualche articolo così proprio di spunto, no, a riguardo. Questo famoso bias di conferma, che in realtà non è una cosa sola, ma insomma, è di cercare informazione coerente con le mie ipotesi invece che. Questo io lo trovo molto affascinante perché fin dai fine anni 70, primi anni 80, quando si facevano i primi esperimenti su questa cosa, non i primissimi, ma insomma veniva fuori come argomento, si trovavano i ricercatori in alcuni esperimenti più ecologici, in cui invece di chiederti solo se è una cosa astratta, facevano effettivamente, mettevano le persone davanti a dei problemi scientifici, no? Tipo c'è da capire come funziona un certo meccanismo, un certo giochino al computer, devi fare delle ipotesi e scoprire com'è il meccanismo di funzionamento, una specie di problemino scientifico mini. E poi andavano a vedere quanto le persone avevano un bias di conferma, no? In cosa cercavano di andare a vedere se era coerente o disconfermante, poi andavano a vedere anche chi risolveva il problema. E sorpresa, sorpresa, chi risolveva meglio il problema di solito non erano quelli che non facevano mai il bias di conferma, ma erano invece quelli che avevano un bias di conferma, ma gestito in modo flessibile. Per cui, per esempio, andavano più sulla conferma all'inizio di un'ipotesi. E dopo passavano a tentativi di disconfermare, che rispecchia anche, per esempio, quello che io constato nella prassi della ricerca scientifica, cioè i falsificazionisti esistono un po' nella fantasia, è più produttivo prima cercare di capire se la cosa è coerente con le evidenze che ci sono, se in qualche modo c'è sufficiente conferma, e poi magari andare a passare ai casi puntuali in cui potrebbe esserci una disconferma, eccetera. Questo è quello che di fatto si è trovato, e questi non sono studi dell'anno scorso, questa è la cosa affascinante, sono studi degli anni 70, primi anni 80, e poi la cosa si è un po' persa, diciamo, nella vulgata di questo tipo di cose. E ti manderò anche un articolo, invece molto recente, dove fa tutto un modello matematico molto sofisticato, che di nuovo fa vedere come il bias di conferma, definito in un certo modo, può in realtà essere utile per la soluzione di problemi, a patto che ci sia una metacognizione sufficientemente sofisticata, per cui posso capire, per esempio, se la mia soluzione, la mia ipotesi è, come dire, molto plausibile, poco plausibile, eccetera. Se riesco in qualche modo a usarlo in modo flessibile, il bias di conferma diventa non solo non un impedimento, ma addirittura una cosa utile. Quindi l'idea che dobbiamo prendere le persone e cacciargli fuori dalla testa il bias di conferma con i training, con le cose, e non solo ci dobbiamo pensare un attimino, no? Potrebbe avere degli aspetti controproducenti. Se Chiaro. davvero, no, e quindi, però, quello che sto dicendo non è che non dobbiamo mai considerare la possibilità che ci sia un fenomeno di questo tipo. È vero, cioè, tipo, io non so, quando faccio una ricerca, scrivo un paper, eccetera, è una buona disciplina, per esempio, per un ricercatore ricordarsi di
ogni tanto deliberatamente andare a cercare cose che possono sconfermare, no, la mia teoria. Non è una cosa sciocca da fare, però, per esempio, l'idea che io devo prendere, non so, i miei dottorandi, i miei studenti e fargli dei training per eliminare il più possibile il bias di conferma potrebbe in realtà, se funzionasse, cosa non molto chiara, in realtà far come dire, avere degli effetti anche negativi che invece nella prospettiva classica dei bias non ci pensa neanche, perché quindi se c'è una distorsione è ovvio che è meglio. E questo ci riporta un po' a una questione di questo tipo di studi in cui anche in campo economico, questa è la cosa più curiosa, c'è l'assunto che quando si trova una deviazione dalla razionalità, così come viene, no, è proposta, sia automaticamente una cosa che ha un impatto negativo, ma quasi mai viene cercata evidenza reale che effettivamente l'impatto negativo c'è. E invece, in alcuni casi, appunto, tipo questo esempio degli studi sul bias di conferma, la sorpresa dell'esperimento era che l'effetto poteva per alcune persone essere non solo non negativo, ma addirittura positivo. Quindi, secondo me, l'approccio ai bias che viene fuori da questa prospettiva è, primo, attenzione, cioè ricalibriamo un attimo le aspettative. E poi, come dire, il default, secondo me, passa da un default che è quando c'è il bias lo correggo il più possibile, a un default che è come dire, non dico che è sempre vero, però l'aspettativa, diciamo, di così, di partenza è che forse il meccanismo con cui ho a che fare potrebbe essere per lo più utile, ma diventare magari dannoso o controproducente in certi scenari particolari. Perché Bene, magari quindi mi trovo se a fare con problemi astratti, eccetera. Però quello che faccio a quel punto è identificare quali sono gli scenari in cui diventa importante magari correggere un certo tipo di funzionamento. E non cercare, come viene dall'approccio, diciamo, classico, semplicemente di identificare il bias stesso come il problema e di estirparlo, no, a tutto quindi di campo. nuovo Però è molto differente. ci spostiamo di nuovo, poi andiamo all'ultima domanda. Quindi ci spostiamo di nuovo da un'implicita antropologia astratto razionalista che a sua volta è un bias, se vogliamo proprio fare il bias dei C'è bias, il bias, c'è Gigi Renzer che è fantastico, ha coniato il bias dei bias, che è il bias che ti porta, quando vedi una cosa strana, un esperimento, a pensare subito che sia un bias invece che è colpa tua, diciamo. se Quindi ne quello esce è il più, è un bias pari. ginepraio. Quindi ricalibrare le aspettative, spesso se collochiamo un contesto situato nei vari modi che abbiamo detto, in realtà può essere utile, quindi l'umano non è questo legno così storto come ipotizzava Kant, e però vedi tutte le certe dinamiche sociali, politiche, il bias della conferma, i social network. Se invece partiamo dal contesto, barra scenario a rischio, allora lì sì che diventa utile vedere quello che si riesce a fare. Allora qui io vado praticamente all'ultima o penultima domanda, che è: e bias e psicopatologia, che cosa possiamo dire? Allora, beh, qui non possiamo aprire veramente il discorso, Lo ma magari fare riprenderemo in un una altro piccola video. nota. Una piccola, guarda, te la metto su due, faccio un ping pong. Allora, la psicopatologia, come dire, i bias ci entrano come entrano tutti i meccanismi mentali, no? Di nuovo, sposterei l'attenzione. Il messaggio sarebbe di smettere di pensare a come entra il bias nella psicopatologia, ma fare un passo indietro e pensare quali sono i meccanismi e come possono entrare nella psicopatologia. Quindi fare un passo indietro dal bias in quanto tale al meccanismo, no? Per cui, per esempio, questo secondo me tira fuori delle domande più interessanti. Diciamo che ci sono tantissimi disturbi mentali in cui vediamo delle impronte di questi elementi di ragionamento, di giudizio, che vengono magari enfatizzati per qualche motivo. Per esempio, non so, il bias di conferma lo possiamo vedere un po' dappertutto, no? Per esempio, in disturbi d'ansia, il fatto che non vado mai a cercare in qualche modo la possibilità di sconfermare l'idea che, per esempio, non so,
mi imbarazzerò, le persone penseranno qualcosa di strano di me, oppure non so, pensa al disturbi ossessivi, le fobie, no? Questo aspetto, per esempio, di sottostima, scusa, di sovrastima di pericoli rari o minimi. Questa cosa qui tu puoi dire effettivamente, cioè, ci sono due passaggi. Il primo passaggio è sì, da un punto di vista evoluzionistico non è necessariamente un errore di per sé, perché effettivamente per come funziona l'informazione, il rumore, eccetera, è, tra virgolette, corretto e utile sovrastimare i E pericoli certo. rari, no? E non solo, ma se in più il costo è asimmetrico, cioè se il pericolo raro può farmi fuori, e invece, come dire, avere troppa paura o troppa preoccupazione non mi fa fuori, c'è anche una spinta evoluzionistica, no, a sbilanciare questa cosa in modo. Tutto bene, però è vero che un meccanismo di questo tipo è esposto a malfunzionare in certi modi specifici. Cioè, non è che è perfetto, un meccanismo ottimale è perfetto. Un meccanismo può essere plasmato dall'evoluzione e funzionare nel miglior modo possibile, ma questo può includere un tasso di errore o di malfunzionamento. Cioè, pensa, non so, è tutto, insomma, la febbre, il vomito, il fegato, tutto questo, cioè, sono tutti meccanismi che sì, anche quando funzionano bene, possono avere delle situazioni problematiche in cui, come dire, non è che c'è un difetto genetico o qualcosa, semplicemente ogni tanto possono entrare, non so, in circoli viziosi o trovarsi in ambienti che sono particolarmente, no, come dire, tesi a favorire un certo tipo di cosa, e questo manda il sistema, diciamo, un po' fuori dal suo range di regolazione. Sono mille modi in cui i nostri meccanismi, anche adattivi, possono non funzionare. E quindi, questo è interessante, che l'approccio un po' razionalista di una cosa come la terapia cognitiva standard, non so, tipo la terapia razionale emotiva, che è molto centrata su questa cosa di identificare le credenze irrazionali e correggerle, per Disputing. esempio, esponendoti alla disconferma. Tipo, tu pensi che facendo così, se non fai così, ti succede questa cosa tremenda. Adesso lo faccio Esposizione. ti espongo e vedi che, cazzo, disconferma. Quello lo puoi leggere come bias di, no, di conferma. Tutto, puoi, se vuoi, leggerlo in quest'ottica qui. E quello che è diciamo, la tentazione a cui resistere è pensare che siccome tu da clinico vedi questi meccanismi nei pazienti, quasi per definizione, nel momento in cui funzionano male, di pensare che il problema sia il meccanismo in sé e non il fatto che in quella specifica circostanza funziona male. Quindi la terapia razionale emotiva, per esempio, no? Queste terapie cognitive standard molto raziomorfe, razionaliste, e da un punto di vista teorico possiamo stare tutto il pomeriggio a dibattere perché in realtà è un modello discutibile, no? L'idea di razionalità, la razionalità ecologica, tutto quello che vuoi tu. Però è anche vero che in casi in cui effettivamente la persona, per esempio, è in un circolo vizioso da cui non riesce a uscire, c'è un malfunzionamento di qualche tipo, eccetera, e invece questa prospettiva così un po' razionalista, anche ingenua se vuoi, da un punto di vista differente, invece può essere estremamente utile perché invece, come dire, sblocca magari Sblocca il meccanismo, situazione che, rompe il esatto, viverle meccanismo in vari inceppato. modi. L'errore da non fare è pensare che la colpa è, per esempio, del bias. E siccome tu vedi che, no, il paziente ossessivo manifesta certe distorsioni cognitive, allora di pensare che quel tipo di distorsione in generale è una cosa sbagliata che dobbiamo tirare via alle persone, perché potrebbe invece, come dire, avere dei benefici che tu non vedi, come dire, clinicamente tu sei esposto più agli effetti negativi delle cose che agli effetti positivi. E quindi, insomma, diciamo, c'è un equilibrio un po' da tenere. Quindi anche un approccio, come dire, se tu leggi alcune cose no, di terapia cognitiva standard, c'è molto questa qui, risuonano molto con l'approccio dei bias classico, no? Le persone sono distorte, tendono a farsi dei razionali, non le disconfermano, tendono a non interpretare le emozioni come conferme, eccetera, e quindi dobbiamo correggerle. Quell'approccio lì, filosoficamente, ci sono mille critiche da fare, ma in certe situazioni specifiche, invece, probabilmente è un'ottima idea. No? È un modello, come dire, troppo semplice, ma che in quel contesto lì, ti guida verso un'azione Guarda, che ti poi. dico anche da. Io ho una formazione dinamica, per quanto poi mi nutra anche di altri approcci. Poi spesso è anche un discorso di termini, ma se manteniamo il concetto di credenze distorte, è trasversale, poi
il cognitivismo standard, l'ha sviscerato con quella prospettiva razionalista sottostante, poi criticata all'interno del cognitivismo stesso, lo Certo. sappiamo. Ma se tu pensi anche alla control master therapy Certo. o altri approcci dinamici, ma anche più tradizionali, anche passati, no? Cioè, usando altri linguaggi, altri termini, alla fine si arrivava a una distorsione sull'immagine di me, sulle credenze dell'altro nei miei confronti, su un modello di cosa è consentito, non è consentito, cos'è felicità. Famoso buon vecchio esame di realtà freudiano, no? Cioè, alla fine lì quella componente è un pezzo, non è che possiamo ridurre la psicopatologia, la psicoterapia a quel pezzo lì, ma quel pezzo lì è trasversale a tutto Certo. l'ambito clinico psicologico. Infatti non si può davvero fare. Posso pensare a dei tentativi che però non credo riusciti benissimo, però non si può veramente fare della psicologia o della psicologia clinica prescindendo completamente da un'idea di razionalità e razionalità. C'è una cosa che in una forma o nell'altra ti ritorna. E il punto è come la pensi e con che strumenti e che prospettiva. Quindi, e il messaggio un po' è, chiaramente l'abbiamo fatto in modo molto a volo d'uccello, però una prospettiva evoluzionistica che non è, è piuttosto diversa da quella standard in questo caso, ti offre un modo di vedere le cose che secondo me aiuta a vedere alcuni limiti degli approcci attuali, no? Sia nel capire i fenomeni, sia nell'intervento. No? E ti guida a delle cose che secondo me possono essere davvero sia a livello di comprensione, così anche autocomprensione delle persone, più realistiche, più soddisfacenti e potenzialmente guidare alcuni gli interventi in modo sia più efficace, ma anche al di là di questa cosa dell'efficacia, anche evitando di fare danni senza volerlo, no? E non Certo. avendo capito perché una certa cosa succede in un certo modo e interpretandola in modo semplicistico, magari come bias, distorsione, in realtà mi sto perdendo un pezzo. Molti E pezzi. spesso no, e lì c'è il paradosso che persone, tra l'altro, queste più motivate a ragionare in modo corretto, magari più intelligenti, sono anche per certi versi più esposte agli effetti negativi, nel senso che io, come dire, le persone intelligenti sono più brave a convincersi di cose drammaticamente sbagliate se vogliono. E quindi no, c'è una cosa che però è da considerare attentamente, perché se usciamo dalla prospettiva, diciamo, standard, che una volta identificato il bias, per definizione la cosa giusta da fare è cercare di attenuarlo, risolverlo, eccetera, no? Per esempio, dobbiamo fare dei training per imparare le persone a ignorare il framing, come vengono proposte le opzioni. Ora, in certi contesti, sì, per esempio, penso in contesti in cui, per esempio, sei esposto, non so, a manipolazione, per esempio, hai una persona che cerca magari di influenzarti in un certo modo contro i tuoi interessi usando un framing di un certo tipo, è utile a fare un esercizio di, no, decontestualizzazione, eccetera. Però è anche vero che in mille situazioni il framing non è un danno per le persone, ma è un modo che le persone usano per comunicare informazione per un canale più implicito. E quindi, per esempio, no, un modo di approcciarsi che tenga insieme queste due dimensioni, quindi non dica semplicemente il framing è una manifestazione della nostra irrazionalità, dobbiamo imparare a, no, a ragionare come dei computer probabilistici. E mica tanto, perché invece, e quindi tenere insieme, no, costi e benefici in questo modo, secondo me, diciamo, è una prospettiva, di nuovo, più difficile, perché a quel punto devi, quindi non hai più una cosa da fare, ma più cose da fare contemporaneamente, di tenere più palline in aria allo stesso momento. Però credo, se uno vuole unire non solo degli interventi che facciano delle cose, ma che anche siano coerenti con un'idea di persona più reale, no, più complessa, eccetera, credo sia una sfida che vale la pena accettare. Assolutamente, chiuderei con questo, dicendo che gentilmente Marco
ci ha lasciato una bibliografia che metterò in calce al video, molto interessante. Compreso lo studio che dimostra che la mano calda esiste. Quando si analizzano i dati con le tecniche statistiche giuste, in realtà, un'altra sorpresona, le persone, diciamo, i fan del basket, in realtà hanno avuto più ragione degli statistici che Ah, all'inizio. penso a te. Dice il colpo di scena finale, lo metto in bibliografia. Ok, che questa maggiore profondità teorica, no? Con cui io vedo anche un collegamento col pensiero della complessità, però chiuso la parentesi epistemologica, poi supporta anche la pragmatica operativa del terapeuta o dello psicologo di turno, no? Che prima di tutto cerca di contestualizzare, di situare biograficamente, di permettere al paziente o comunque al cliente di far emergere una capacità di ascolto del proprio desiderio, della propria specificità, perché a quel punto la razionalità assomiglia più a un senso, no? Andando nel biografico rispetto a un astratto soggetto della teoria dei giochi, no? Arrivando poi fino all'esistenziale. Okay? Quindi non è che non c'è una razionalità, è che una razionalità in altri contesti la chiamiamo un dar senso. Ma stai riuscendo a dare un senso? Quali sono i tuoi presupposti? Ah, no, ma avevo dei presupposti che non erano i miei, per esempio. Possono esserci due modi di essere, uno che hai ereditato dal tuo contesto, dai genitori, che non è sbagliato di per sé, quindi non è un discorso di razionale, irrazionale. Ok? È una questione, per esempio, di appartenenza, cioè banalmente il fatto che, una cosa proprio sciocca, il fatto che uno preferisca le vacanze al mare e in montagna non è razionale, ma sapere quello che desideri, no? Quando magari invece sei cresciuto in un'educazione dove prima di tutto dovevi corrispondere alle aspettative. È uno dei tanti esempi. Rispetto alla capacità di, sì, ma io chi sono? Ok, no? Ci deve essere anche. Ecco, quella è una forma di verità, razionalità, di senso, che possiamo scegliere, discutere poi sui termini, fondamentale per l'essere umano. No? Ecco, quindi unire tutte queste prospettive evoluzionistiche, psicologiche, invece di prendere così seduta stante una visione razionalista astratta e applicarla a tutto, ha poi una ricaduta molto concreta sulla vita delle persone, come vediamo noi stessi, il mondo, la società, l'azienda, eccetera, gigantesca. E c'è, se posso chiudere con una parola, in Certo. tutto questo, è un messaggio di umiltà, di sia rispetto a quali sono gli standard, no? Quale sia la nostra capacità di davvero sapere quali sono gli standard e quanto le cose possono essere più complicate di come diciamo ce la presentiamo. Sono dei messaggi abbastanza così, comuni, se vuoi, però davvero credo che anche in questo caso, parlando di distorsioni cognitive, razionalità e razionalità, il punto di arrivo di una prospettiva evoluzionistica è un senso molto più forte, più profondo di umiltà rispetto al problema, alla portata del problema e a come le persone si gestiscono nella loro vita rispetto a queste cose qui. E quindi secondo me quella è una cosa che vale la pena forse sottolineare. Poi declinata, e l'umiltà è declinata in modo molto diverso, che sia l'umiltà dell'educatore, l'umiltà no, dell'economista, l'umiltà dello psicologo clinico, del terapeuta, sono declinate in modo molto diverso, ma secondo me il messaggio è comune e ci fa fare un passo, diciamo, di così, prendere un respiro e renderci conto che le cose sono un po' più complicate di come pensavamo. E oggi abbiamo sempre, negli ultimi 20 anni, sempre più conoscenze dal punto di vista evoluzionistico, di psicologia evoluzionistica, genetica, etologia comparata, sono tutti gli ambiti che conosci molto meglio di me, che sarebbe veramente, mi rivolgo anche a esperti di vario ambito, non soltanto psicologici, sarebbe veramente un peccato non integrarle ai nostri modelli, no? Quindi questo discorso evoluzionistico, secondo me, anche negli anni a venire, sarà sempre più prezioso.
Ci stiamo lavorando. Grazie Grazie Marco. mille, grazie a te, E grazie speriamo di davvero. riuscire a fare un altro video insieme perché è stato molto interessante.